Nella seconda giornata del Memorial Nardoni, lo spettacolo arriva fin dalla prima gara. Avvio zemaniano per la nuova Tor Tre Teste di Alfonsi, sia per lo schieramento sul calcio d'inizio, sia per i due gol rifilati a freddo al Barcellona. Passano appena 2 minuti e Preti porta in vantaggio i rossoblu con un destro al volo sul tentativo di disimpegno di Casares. Il Barça prova ad affacciarsi dalle parti di Facchini, che chiude bene su Carrasco, poi all'11esimo Del Mastro trova la zuccata vincente. 2-0 e Puig corre ai ripari invocando la remontada. Dentro Fati, difesa che passa a 3, e squadra che cambia volto. Il neo entrato impiega appena 3 minuti per accorciare le distanze. Poi, dopo 2 traverse colpite da Carrasco e Reinaldos, i catalani vanno sul dischetto con Garcia, che pareggia i conti. Sul finire di frazione ancora Fati, in mischia, trova la rete del sorpasso. Nella ripresa i catalani ne hanno nettamente di più. Martre ribadisce in rete il cross di Roman deviato da Garcia e proprio il numero 10, scatenato, realizza alla mezz'ora il quinto gol. La magia di Iglesias fissa il risultato sul 6-2 per i catalani di Puig, che ora si giocheranno il passaggio del turno con il Milan. Dopo i 4 gol dell'esordio con l'Urbe Tevere, il Torino di Fioratti regola anche l'Albino Leffe di Grismondi, in una gara che i granata hanno sempre controllato. Il vantaggio lo sigla Masoello dopo 20 minuti, approfittando di un errore di Bonazzi nella propria area. Per l'attaccante è il terzo gol nel torneo. Al 31esimo arriva la rete di D'Ambrosio, che infila Cervizzo con un preciso diagonale dal versante sinistro dell'area. Nella ripresa, l'Albino Leffe potrebbe riaprire il match. Al 18esimo scotto a terra Saronni e viene espulso, ma lo stesso numero 8 dal dischetto calcia alto. Scampato il pericolo, il Toro chiude i conti al 33esimo con Capocelli e si giocherà la qualificazione in semifinale col Valencia. Chiude il trittico di gare mattutine l'interessante Inter Novara. I nerazzurri di Mandelli sono reduci dalla vittoria con la Lodigiani, mentre i piemontesi di Fusaro si sono imposti sull'Ajax. Dopo qualche tentativo utile per mettere a fuoco la mira, al 28esimo la verticalizzazione di Duse trova impreparato Nieli, che buca l'intervento e Comini batte agevolmente l'estremo avversario. Nella ripresa il Novara prova a mettere pressione all'Inter, ma i tentativi di Renolfi e Rosselli non creano apprensione a Galli. Così dopo 15 minuti arriva il raddoppio, con Opoku, che insacca al secondo tentativo dopo la percussione a destra del solito Comini. Con l'Ajax sarà sufficiente un pareggio per passare in semifinale. I Lancieri peraltro subiscono la prima eliminazione illustre del torneo. Contro l'Udigiani, i ragazzi di Tevreden vanno sotto dopo 12 minuti, quando Giorgio si inserisce bene e trafigge De Ruig. L'Ajax si fa vedere solo a inizio secondo tempo. Con Yansana Busé prende le misure per il pareggio, che si concretizza al decimo grazie alla punizione di Ben Salam. Gli olandesi giocano molto alti e trovano il gol del sorpasso sugli sviluppi di un'altra palla inattiva che Brobby, appostato sul secondo palo, appoggia in rete di testa. La Lodigiani continua nella sua attenta gara e a 2 minuti dallo scadere punisce ancora una volta una linea difensiva non irreprensibile che Rodi buca in ripartenza per il 2-2 finale che consegna un meritato punto ai ragazzi di Santucci. Ancora una goleada per gli spagnoli del Valencia. Contro l'Urbe Tevere i ragazzi di Navarro partono subito bene, trovando il vantaggio dopo 11 minuti con Victor Bastardo, a cui si aggiunge al 26esimo la marcatura di Pablo Orquín, che fissa il parziale sul 2-0. I romani provano a riaprire la contesa, ma la parabola di Califano si staglia sulla traversa. Il secondo tempo, complici tanti spazi venutisi a creare, regala molti colpi di scena. Dopo il 3-0 firma Tuesi, Nardi pare il rigore di Chumichos, ma nulla può sul tapin di Rodriguez. Destino simile per l'Urbe Tevere che al 31esimo con Gavrilà conquista un penalty. Canestrelli, costretto alla ripetizione del rigore, dopo aver segnato si vede ipnotizzato da Carretero. Sul finire di gara il Valencia arrotonda ulteriormente il risultato con il terzo gol personale di Tuesi, arrivando allo scontro diretto col Torino, entrambe sono a 6 punti, forte di passare il turno con 2 risultati su 3, in virtù della miglior differenza reti. Vittoria ampia anche per il Milan di De Vecchi. L'equilibrio dura appena 5 minuti, poi Navoni serve un invitante pallone a centroarea che viene messo dentro da Sala, colpevolmente libero. Il vantaggio darà il via a una supremazia territoriale rossonera che caratterizzerà il primo tempo. Il Diavolo trova il raddoppio al 19esimo con Navoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre alla mezz'ora il 3-0 è frutto della percussione solitaria del terzino Barazzetta. Il Milan controlla agevolmente anche nella ripresa in cui trova al 22esimo un palo con Navoni e i gol del 4 e 5-0 con Bruni e Navoni. Due marcature pesanti in ottica differenza reti, in quanto ora il Milan è in vantaggio sul Barcellona con i catalani costretti a vincere per staccare il pass per la semifinale. Sarà il match clou della terza giornata insieme a Roma-Benfica. Sono proprio i portoghesi gli avversari del Racing Club. I ragazzi di Francè, dopo la sconfitta di misura con la Roma, hanno un avvio in salita con i campioni in carica che sbloccano il risultato, grazie alla sfortunata deviazione di Albertini dopo appena 3 minuti. Al 7esimo, i lusitani raddoppiano grazie ad un rigore generoso che viene trasformato da Capitan Correia. Sembrerebbe il prologo per una larga vittoria, ma il cuore Racing, alimentato da una tribuna scatenata, tiene in partita i cobretti, che reagiscono subito con il colpo di testa di Abbundo, di poco alto.
Francè inserisce il brasiliano Paz Rodriguez proveniente dal Santos e aumenta la solidità del parchetto arretrato. Al 23esimo altro squilo giallo-verde con lo spiovente di Capitan Mozzi che viene messo in corner da Fustiga. Al 27esimo il Racing raccoglie i frutti della pressione, punizione di Columbro, Bilussa di esperienza conquista il penalty che viene trasformato da Cipriani. La generosa rincorsa dei padroni di casa si compie al 33esimo quando sulla lunga gittata di Columbro Correi allunga la traiettoria ingannando un colpevole Fustiga. Nella ripresa, il lato agonistico del match prevale su quello tecnico e vengono create ben poche occasioni. C'è giusto il tempo per una sbagliata segnalazione di fuorigioco con Bilussa, partito in posizione regolare, e per registrare la traversa colpita da Correia. Il Benfica arriva altre due volte dalle parti di Gallo, subentrato a Manasse, che si fa trovare pronto. Con questo prezioso pareggio il Racing mette un punto esclamativo importante sulla sua partecipazione, costringendo un Benfica poco incisivo a battere la Roma per passare il turno. Proprio la Roma approfitta di questo risultato imponendosi sulla Virtus Lanciano e conquistando in solitaria la vetta del girone A. I giallorossi di D'Andrea siglano tre gol per tempo. Nella prima frazione al decimo Di Bartolomeo sblocca la gara insaccando sul suggerimento dalla sinistra di Greco. Sempre da sinistra, arriva in fotocopia il raddoppio romanista, costruito sull'asse Greco-Di Bartolomeo. Il tris viene servito al 23esimo con il mancino dalla distanza di Oriano. La traversa di Meo manda a riposo le squadre e nella ripresa i giallorossi rendono più larga la vittoria con i gol di Davide Cataldi, Barbarossa e Riccardi. Ora la testa può andare al Benfica, ultimo ostacolo per la semifinale che questo gruppo potrebbe conquistare dopo 3 anni di astinenza.